Dal Beach Stadium Marano di Riccione, buon pomeriggio da Lucio Micheli e Massimo Rocconi. È il beach soccer, in particolare oggi parleremo della Supercoppa di Lega, quindi la Supercoppa che vedrà di fronte le due dominatrici della scorsa stagione del beach, ovvero da una parte il Terracina, dall'altra il Catania. Terracina che ha fatto man bassa dei trofei nella stagione precedente e Catania che, come sempre accade negli ultimi anni, si deve accontentare delle finali. Grande protagonista delle finali, però vince troppo poco questa squadra. Sì, soprattutto in Coppa Italia ha perso tante finali consecutive, sicuramente c'è qualcosa da rivedere, giocatori molto forti, però probabilmente come squadra aveva qualcosa in più in Terracina, che è più squadra magari con minore qualità dal punto di vista tecnico. Oggi è una partita molto aperta, soprattutto perché Terracina anche quest'anno è cambiato allenatore, cioè, una partita equilibrata come al solito, sono due tra le squadre più forti in Italia, ci sarà da divertirsi. Subito in grafica andiamo a vedere il Catania, Catania che scende in campo con Del Mestre, poi Chiavaro, Antonio, Platania, Palazzolo, Francesco Corosiniti, Zurlo e poi gli altri con Fred, Mager, Belchior, Concorso e Paterniti. L'allenatore è Luca Della Negra. Risponde il Terracina tra i pali Spada, poi Campominosi, Sousa, Matteo Olleia e Simone Olleia, i due fratelli, Cesar, l'ex giocatore della Lazio Calcio, poi Savarese, Palmacci, Altobelli, Simonelli, Nelito e Suarez, oltre a Stefanini con la maglia numero 22. L'allenatore è Angelo D'Amico. Parliamo anche del direttore di gara che sarà Johnny Matticoli della sezione di Isernia, Alfredo Pavone di Forlì il secondo, il crono sarà Francesco Cardone di Agropoli, terzo uomo cosiddetto Saverio Bottalico di Bari. Tutto pronto quindi con il Terracina in maglia bianco-azzurra, dall'altra parte il Catania con questa divisa colore arancio, blu e bianco. Allora abbiamo detto di una partita sicuramente equilibrata, del resto i precedenti parlano chiaro, 24 confronti tra le due formazioni, siamo in parità, 12 vittorie per parte. Beh, abbiamo i due portieri della nazionale italiana, forse tra i giocatori più forti, di là ci sono Belchior e Mager che hanno fatto la storia del Portogallo, di beach soccer, chiaramente di qua col Catania abbiamo anche la sorpresa di Corosiniti che è un ex che ha giocato tantissimo, ha vinto tanto con il Terracina, di qua solito Terracina con Palmacci lì davanti che può fare la differenza, insomma una squadra molto compatta, molto decisa a vincere, ci sono questi inserimenti di Cesare e Sousa che possono alzare il tasso tecnico, ripeto sarà veramente una partita molto equilibrata, dipenderà probabilmente dalla condizione fisica del terzo tempo il risultato finale di questa Supercoppa. L'albo d'oro della Supercoppa di Lega ci parla della prima vittoria del Catanzaro nel 2004 quando il trofeo fu istituito, poi i Cavalieri del Mare, il Catania ha vinto tre volte questa manifestazione, così anche il Terracina. Curiosità, nelle ultime due stagioni sempre vincente la San Benedettese, un'altra formazione che ha fatto la storia del beach italiano. Sì, soprattutto negli ultimi anni ha sempre fatto molto bene, è una squadra ben allenata, è una squadra compatta che punta molto anche lì sul fattore difensivo, ha dei giocatori importanti dietro e poi davanti un po' di fantasia non guasta per i momenti decisivi. Però insomma quest'anno abbiamo visto molto bene il Viareggio che sembra tornato ai livelli di un tempo, una squadra che ha perso tanti elementi dalla scissione della squadra, molti sono andati a giocare nel Pisa che tra l'altro è anche un'ottima squadra e farà le finali nazionali, però il Viareggio è la squadra che ha impressionato più in questa annata e chiaramente dovrà fare i conti sempre con le solite, con il Milano, con il Terracina, con il Catania, squadre che sono abituate a vincere e lì sarà veramente una differenza minima a decidere la partita. Parliamo anche degli allenatori perché da una parte nel Catania c'è Luca Della Negra e qui la curiosità che è la sua seconda stagione con i siciliani ed è un friulano doc classe 69 che tra l'altro ha un passato nel calcio a 5 o nel futsal, chiamatelo come volete, attualmente guida tra l'altro dell'Udinese calcio a 5. Dall'altra parte invece risponde Angelo D'Amico, prima esperienza da allenatore, capitano da sempre con il Terracina con cui ha conquistato 9 trofei. Tutto pronto per l'avvio e come vedete la prima circolazione di palla sarà a favore del Catania, vedete già la disposizione tattica eloquente da parte del Terracina. Andiamo a seguire la prima giocata.
a favore del Catania. Questa circolazione di palla affidata adesso a Fred. Fred che torna sui suoi passi, palla all'indietro. C'è Corrosiniti, ha già dato all'indietro per Del Mestre. Allarga il gioco sulla sinistra, chiamato in causa subito Zurlo, e si riprenderà così con la prima rimessa in gioco a favore dei siciliani. Ecco, il match tra Sousa e Zurlo può decidere la partita. Sousa deve fare attenzione perché Zurlo è un bomber molto pericoloso, lì davanti non deve lasciargli spazio. Anche i tiri da lontano, sia di Spada che di Del Mestre, che commette un grave errore. Attenzione qui subito al break del Terracina, subito pericoloso. Matteo Leia ha guadagnato questo angolo da sinistra, andiamolo a seguire allora. Palla nel mezzo, ancora Terracina pericolosamente in avanti, potrebbe andare alla conclusione, così è, bella tra l'altro. Quella di Paolo Palmacci, la bella risposta dall'altra parte di Simone Del Mestre, senz'altro tra i migliori portieri italiani. No, forse il migliore, perché è il titolare nazionale, qui ha dato un'ampia dimostrazione uscendo incontro a Pablito Palmacci e chiudendo lo specchio della porta, e dopo l'errore con i piedi si è riscattato con una grande parata. Circolazione palla ancora del Catania, che adesso non deve commettere altre ingenuità, vedete non rischiano, si va sulla sinistra. C'è una sorta di pressing alto da parte dei giocatori del Terracina, vedete come danno fastidio, in particolare abbiamo visto subito attivo con la maglia numero 15 in avanti Gregorio Altobelli, e questo è un pressing tra l'altro che fa del bene ai giocatori laziali, che vanno questa rimessa e potranno gestire una palla in avanti con Spada, che ha già chiamato Altobelli. Altobelli che poi salta l'uomo, palla nel mezzo, attenzione perché è troppo arretrato il suggerimento per Matteo Olleia, potrà riprendere il Catania. Sì, qui buona l'azione, però non avevano seguito né Palmacci né Olleia, erano fuori posizione. Si sta mettendo in vista Altobelli, che sta giocando bene qui, un buon dribbling. È sicuramente un Terracina, diciamo dal punto di vista tecnico, che ha perso qualcosa, ha perso François, che è un giocatore estremamente importante soprattutto in fase difensiva. Ma attenzione qui, un presunto fallo di mano. Ma seguiamo l'azione del Catania, però seguiamola, perché poi dopo vedete si porta il pallone sull'esterna con Zurlo. Zurlo subito attaccato da Matteo Leia, ancora Zurlo che torna sui suoi passi, costretto all'indietro, però questa poteva essere una buona opportunità per i siciliani, sfruttata forse male. Sì, però il pressing di Matteo Leia è incessante, non dà la possibilità di sviluppare l'azione offensiva. Stavo proprio parlando dei fratelli Olleia, che fino a un paio di anni fa non trovavano tanto spazio, invece adesso sono diventati protagonisti. Seguiamo ancora il Catania con la conclusione sul fondo di Fred, molto pericoloso il numero 11 siciliano. Sì, un giocatore che da sempre gioca col Catania, un giocatore importante, un giocatore che in fase offensiva dà sempre il meglio. Chiaramente giocando con Zurlo davanti deve un po' arretrare e parte da un po' più indietro Fred. Seguiamo adesso il Terracina, palla all'indietro, chiamano in causa Stefano Spada, già dopo sulla sinistra, ancora Spada, centralmente, va a cercare Palmacci. C'è una rovesciata molto interessante, la risposta in angolo di Del Mestre, grande azione personale del numero 11, del capitano del Terracina. È una sua specialità quella di alzarsi il pallone e andare a rovesciare. Sicuramente è una delle armi per il Terracina. Attenzione al secondo palo qua. Seguiamo il colpo di testa ravvicinato, poi non arriva però il pallone in posizione di centro al numero 15, Gregorio Altobelli. Visto però il fallo adesso della Catania, punizione, posizione interessante a favore dei giocatori laziali. Sì, qui è stato molto bravo lei a coprire il pallone, Fred ha avuto un po' troppa fretta, ha tentato di prendere il pallone, ha colpito in pieno proprio Matteo Leia, che adesso andrà alla conclusione, anche se da una posizione laterale difficile da metà campo, però attenzione ai rimbalzi del pallone sulla sabbia che possono fare la differenza. Eccolo il numero 4 del Terracina pronto alla battuta, nel frattempo scorre il tempo, come vedete saranno 8 minuti e 21 al termine della prima frazione di gioco. Pronto quindi alla battuta con la maglia numero 4 Matteo Olleia. Prende una lunghissima rincorsa, battuta diretta, pronto alla risposta Simone Del Mestre. La conclusione sul fondo, non inquadra lo specchio il giocatore con la maglia numero 4. Sì, però ha calciato con intelligenza, la palla ha preso un rimbalzo regolare per cui non ha potuto sorprendere Del Mestre. Però il giocatore esperto fa quella conclusione lì. Intanto primi cambi, sul terreno di gioco c'è anche con la maglia numero 15 Mager.
Andiamo a seguire ancora il Catania che prova a venire avanti sulla sinistra. Belchior prova a farsi vedere con la maglia 15, Magiar adesso in posizione di centroboa, si torna indietro, non si trova lo spazio giusto, c'è ancora il pressing di Altobelli, un pressing molto alto, segue anche Palmacci, adesso prova anche Savarese a dare una mano, Catania che fa fatica a proporre, adesso si fa vedere Antonio per il Catania in posizione più avanzata, subito il break e c'è un fallo, tra l'altro brutto in questa circostanza. Calcio di basta punizione. Così, richiamato Sousa, punizione, la posizione è molto interessante. Sicuramente qui Sousa doveva temporeggiare, invece è intervenuto in ritardo netto. Un fallo ingenuo, lo sì, definiamo tra l'altro così. Una palla che probabilmente non sarebbe servita a nulla e adesso c'è un calcio di punizione proprio per Antonio da una situazione molto molto invitante, quasi centrale e a breve distanza Spada dovrà superarsi per non far segnare lo spagnolo del Catania. Andiamolo a seguire questa battuta allora del numero 5 catanese. Sousa intanto continua a parlare con il direttore di gara Gianni Matticoli della provincia, o meglio della sezione di Isernia, e noi adesso vediamo questa battuta da parte del numero 5. Tutto all'indietro il Terracina, rimasto in avanti solo Palmacci, vedremo come usufruirà il mancino di questa battuta. Concentrato Spada. Il vantaggio del Catania, ottima la conclusione da parte di Antonio, quindi l'1-0 dopo 4 minuti e 26 secondi da prima frazione di gioco. Conclusione perfetta, non ha potuto far nulla Spada, palla incrociata sotto l'incrocio dei pali, anche violenta la conclusione. 1-0 per il Catania, l'ingenuità di Sousa ha pesato molto in questa occasione, lì doveva sicuramente temporeggiare meglio e non intervenire, invece ha creato i presupposti per il vantaggio del Catania. E adesso vedremo la reazione da parte del Terracina, sul pallone c'è Sousa in mezzo al campo insieme con il portiere Stefano Spada, alza il pallone, Spada allarga il gioco sulla destra, torna sui suoi passi Altobelli, va a una conclusione da dimenticare, l'avremmo definita così quella del numero 15 in altre circostanze, e invece riparte l'omologo numero 15 dall'altra parte, il catanese Magiar, che ha già dato all'indietro a Simone Del Mestre. Del resto adesso la partita la devono fare i giocatori del Terracina, il Catania è già in vantaggio. Sì, però c'è da verificare alcune situazioni, soprattutto dal punto di vista fisico. Magiar è un giocatore non più giovanissimo, è un giocatore che ha fatto la storia di questo sport, però bisogna vedere la sua condizione fisica, soprattutto nel terzo tempo e soprattutto la tenuta un po' di tutti. A questo sicuramente punto sveliamo che è un giocatore classe 77. Sì, 39 anni, ma è un giocatore, ricordiamo, che ha fatto innamorare tanta gente di questo sport con le sue rovesciate, con i suoi colpi di tacco famosi, insomma un giocatore che se in condizione può fare ancora la differenza, però è la condizione atletica soprattutto nel terzo tempo che farà la differenza. E vedremo, intanto seguiamo questa prima frazione di gioco che al momento dice di un vantaggio minimo da parte del Catania sul Terracina, 1-0, abbiamo visto la bellissima punizione di Antonio che non ha dato scampo al portiere avversario. Seguiamo ancora il Catania con Corrasiniti in avanti, chiuso da Sousa, il fallo laterale, chiama uno schema, il giocatore con la maglia numero 8, eccolo Corrasiniti, pronto. Belchior non riesce a mantenere il possesso, allora Savarese allarga su Palmacci, Palmacci con un ottimo palleggio, dà ancora in avanti a Savarese, Savarese non riesce però ad addomesticare un pallone non facile, riparte il Catania. È stato bravo qui Magiar con la spalla a non permettere lo stop, qui tenta una conclusione veramente interessante Belchior con un pallonetto a sorpresa, il pallone non entra in porta. E riparte il Terracina, lo fa con Sousa, richiamato poco fa dal direttore di gara. Di fronte a proprio Magiar, Sousa si lamenta con i compagni tutti coperti, costretto così all'indietro a chiamare in causa Spada. Ha già allargato per Palmacci e qui vedete che il Terracina ha delle problematiche, non è in partita, non è partito almeno bene. Vedete qui rischia addirittura di subire il secondo gol, è una situazione che sicuramente non farà piacere ad Angelo D'Amico, che ha visto un Terracina un po' svagato, diremmo noi così, in questi primi minuti. Sì, qui è stato Spada che ha accorciato l'errore prima nel passaggio per Pablito Palmacci, poi dopo
nell'inferiorità numerica è andato incontro al pallone cercando di evitare proprio che il Catania attaccasse con un uomo in più. È stato bravo Maggera a sorprenderlo col pallonetto, sfortunato però perché la palla è finita fuori. Nuovi interpreti sul terreno di gioco, adesso è entrato anche Simonelli, vediamo l'altro Leia, ha dato il pallone in profondità all'indirizzo di Savarese, ma sempre il Catania a fare gioco, adesso sulla sinistra, qui rischia qualcosa e allora attenzione a Sousa, Sousa, palla centrale! E sotto misura Savarese non trova il tapin vincente. E si lamenta, chiede un fallo, anche se mi è sembrato un intervento abbastanza corretto in fase difensiva proprio da parte di Platania, che con esperienza l'ha spostata al momento opportuno. Ancora Terracina che rimane in fase d'attacco sul pallone con la maglia numero 7, vediamo Simone Olleia pronto a dare sulla destra a Sousa, arriva una conclusione completamente sbagliata, rimessa laterale così della Catania, nuovi cambi. Vediamo anche Chiavaro sul terreno di gioco per i siciliani con la maglia numero 2, proprio lui a portare il pallone in avanti, subito attaccato da Simone Olleia. I cambi saranno fondamentali perché chiaramente chi utilizzerà meglio il roster nelle rotazioni potrà avere dei vantaggi dal punto di vista fisico sul finale di gara. Ancora Catania, ottimo il controllo di Macer. La rimessa laterale, pallone subito all'indietro. Chiama palla Platania sulla destra, ma non riceve il capitano. Si va per vie centrali, anticipato così Belchior, che sta uscendo adesso dal terreno. Pronto il cambio perché sul terreno c'è Zurlo. Zurlo, eccolo, sotto misura. Non trova l'impatto giusto col pallone, ma ancora una volta Catania è molto pericoloso in avanti. Sì, qui Sousa completamente addormentato in fase difensiva. Non si è accorto che alle sue spalle stava arrivando proprio il numero 9 del Catania, Zurlo, che ha sfiorato il raddoppio. Un Catania che sembra meglio disposto sul campo, sicuramente più tranquillo e con maggiori rotazioni soprattutto dal punto di vista dell'organico. 2 minuti e 45 alla fine della prima frazione di gioco, a questo punto ricordiamo anche che saranno 3 i tempi, tutti da 12 minuti in ciascuno. Eccolo ancora una volta in avanti il Catania, seguiamolo con la qualità espressa da Fred, guadagna una buona rimessa laterale, nel mezzo c'è Zurlo, Platania colpo di testa e poi Zurlo sotto misura con una conclusione molto alta. Ancora una distrazione qui in fase difensiva da parte del Terracina, ha tentato prima di colpire di testa Platania, il capitano, qui ancora nuovo rischio da parte della retroguardia del Terracina. Cosa deve fare a tuo avviso adesso Angelo D'Amico per cercare di ricompattare un po' le linee? Sì, ma sicuramente c'è poco gioco, poco sviluppo offensivo, i due attaccanti non riescono a tenere palla e a far salire la squadra. Deve cambiare qualcosa perché Catania sta giocando sicuramente molto meglio dal punto di vista tattico e gestisce meglio la gara. Vedi qui davanti arriva il pallone in questo caso a Savarese, non c'è nessun compagno che aiuta. Savarese comunque guadagna una buona rimessa laterale da destra, attenzione a Olleia con questa sforbiciata, non inquadra lo specchio ma ancora spettacolo a Riccione. Ricordiamo il risultato, sempre avanti il Catania 1-0 sul Terracina in questa Supercoppa di Beach Soccer. Sì, se vogliamo insomma questo gol nasce da un'ingenuità da parte di Spada. Attenzione a Catania, ancora sulla destra, non c'è fallo secondo direttore di gara su Chiavaro, è ripartito così sulla destra. Simone Olleia fa una grandissima conclusione per il pareggio del Terracina. Spettacolo vero. Che splendido gol. È stato anche fortunato nel rimbalzo, perché la palla è rimbalzata in maniera perfetta, poi è incollato con l'interno destro proprio sotto l'incrocio di pali opposto. Andiamo a rivedere. Grandissimo gol proprio. Indovina il 7. Il numero 7 del gioco di parole per l'1-1 del Terracina, un Terracina che sembrava in grave difficoltà, arriva nel momento più difficile il pareggio grazie ad una prodezza personale di Simone Olleia. Sì, si è lamentato molto Gregorio Altobelli del comportamento dei difensori del Catania, ma io credo che fino a questo momento gli arbitri abbiano arbitrato in maniera perfetta, non mi sembra che ci siano state scorrettezze, lì è un discorso che di prendere sicuramente posizione in fase offensiva, il difensore è chiaro che un po' s'aiuta. Quindi Terracina è tornato in parità grazie a Simone Olleia, la sua prodezza personale
Ricordiamo il vantaggio iniziale di Antonio direttamente sul calcio piazzato dopo 4 minuti e 26 secondi. Adesso da giocare solo 50 secondi in questa prima frazione di gioco. Ora vediamo ancora il suggerimento offensivo, l'uscita addirittura di testa da parte di Spada, pallone in avanti e quindi può riprendere il gioco Simone Del Mestre. Con questo pallone scaraventato in avanti all'indirizzo di Zurlo, non rimane sul terreno e quindi Terracina che probabilmente potrà gestire l'ultima azione del primo tempo. Vedremo se sarà così. Spreca però, spreca questa buona opportunità con Leia e quindi sarà invece il Catania ancora in avanti. Seguiamo Fred all'indietro, arriva poi una grande conclusione con una risposta giusta da parte di Stefano Spada. Qui ancora una volta la palla rimbalzava bene, Zurlo l'ha incollata perfettamente, Spada ha risposto alla grande. Attenzione, attenzione qui, perché non c'è fallo di Simonelli su Fred. Allora Olleia, proprio Simonelli, l'ultima conclusione è sul fondo, finisce 1-1 la prima frazione di gioco tra Catania e Terracina, giusto così? Sì, tutto giusto, un gol casuale, quello dell'errore, e poi un gran gol, un'invenzione di Simone Olleia, 1-1 giusto. Di nuovo in diretta dal Beach Stadium Marano di Riccione, quindi 1-1 tra Terracina e Catania dopo la prima frazione di gioco in questa Supercoppa di Liga di Beach Soccer. Ed è stato un primo tempo nel quale il Catania ha messo a lungo in difficoltà il Terracina, il vantaggio di Antonio dopo 4 minuti e 26 secondi direttamente da calcio piazzato e poi il pareggio quasi alla fine, a un minuto dal termine della prima frazione di gioco con Simone Olleia. Olleia una grande prodezza, un destro sotto il set della porta avversaria, imprendibile, davvero grande spettacolo. Stiamo rivedendo due gol fantastici. Abbiamo detto il risultato giusto in questo primo tempo e qui è andato in vantaggio il Catania su un errore prima di Spada e poi di Sosa che ha commesso un fallo ingenuo, è stato molto bravo Antonio a mettere il pallone sotto il croce dei pali e poi Simone Olleia a un minuto dal termine con un'invenzione e anche con un po' di fortuna perché il rimbalzo è venuto perfetto, ha incollato un pallone incrociato sotto il croce dei pali. Siamo 1-1, sapevamo che sarebbe stata sicuramente una partita tirata e così è, insomma. Sarà decisa probabilmente, molto probabilmente soltanto nel terzo tempo. Intanto arrivano i primi cambi di gioco anche tra i pali perché per quanto riguarda il Catania adesso non c'è più Simone Del Mestre, dovrebbe essere Sebastiano Paterniti tra i pali, vedremo tra poco se sarà così. Intanto seguiamo però il Terracina che va sulla destra ed è subito la squadra bianco-azzurra vicina, nuovo vantaggio e qui esce non in maniera perfetta Sebastiano Paterniti sul colpo di testa ravvicinato di Matteo Olleia. Che ha sbagliato perché si è messo paura probabilmente, perché l'aveva sorpreso completamente a Paterniti, lì doveva solo schiacciare il pallone dentro, invece ha alzato la testa per paura, la palla è finita alta, una grande occasione per il Terracina. Ma sì, ma anche perché dobbiamo dire di un Paterniti disattento, in questa circostanza uscito male, ha dato una possibilità agli avversari. Sì, però c'è da sottolineare che lì andava anche marcato da un difensore che non c'era. Seguiamo ancora il Terracina in avanti. Poi Sousa deve andare a controllare sull'attacco di Belchior, ancora una volta in avanti i giocatori laziali, c'è Palmacci, si destreggia in mezzo a tre, poi ottimo il pallone di Olleia, può arrivare la conclusione, quella di Altobelli, alta, ma Terracina si è ripreso completamente adesso. Beh, dal punto di vista psicologico dopo il pareggio ha trovato fiducia sicuramente, qui attenzione a Belchior. Siamo però a Belchior, vicinissimo, nuovo vantaggio per il Catania. Azione splendida da pivot puro, quale non è, si è appoggiato al difensore, è riuscito a girarsi, ha calciato benissimo, niente da fare per Spada, la palla ha sfiorato il palo. Belchior in possesso, finta la battuta, poi va via e cerca di mettere in moto sulla sinistra Palazzolo. C'è il break del Terracina con Sousa, non visto il fallo di Palazzolo, palla sul destro, ancora Palazzolo. Poi c'è un ottimo intervento difensivo di Altobelli che subisce anche fallo, punizione a favore del Terracina. Qui si lamenta Sosa, ma io credo che abbia ragione l'arbitro perché è lui che ha aspettato il contatto, poteva andare avanti, aveva fatto una buona azione, invece ha voluto aspettare il contatto per prendere la punizione, l'arbitro non gliel'ha assegnata e poi è stato bravo Altobelli a fermare l'azione sull'azione di Palazzolo che ha commesso un fallo abbastanza ingenuo, anche se poi la posizione è molto lontana. Pronto alla battuta dalla lunga distanza Altobelli.
All'altra parte si prepara Sebastiano Paterniti, sarà come sempre una battuta diretta, vedremo come ne usufruiranno i giocatori in maglia bianco-azzurra. Ricordiamo che da giocare ci sono ancora 10 minuti e 16 dei 12 iniziali. Intanto viene richiamato l'allenatore del Terracina e qui c'è una grande parata da parte di Paterniti, stavolta molto attento, subito a Corrosiniti, quindi può ripartire il Catania. E vedete che ancora una volta sceglie la tattica del pressing alto il Terracina e vedremo se la pagherà, virgolette, dal punto di vista fisico poi nel corso del terzo tempo. Sicuramente però disturba molto l'azione del Catania. Abbiamo visto un Corrosiniti che non so se non è in gran forma oppure risente un po' della partita da ex, non sta disputando una grande partita, lui che è uno dei giocatori, se non il più forte giocatore italiano degli ultimi anni, giocatore determinante sicuramente. Tanto Sousa all'indietro, attenzione a Matteo Olleia, mette giù il pallone Matteo Olleia, palla sulla sinistra, Tobelli prova ad addomesticare il pallone, ci riesce, visto il fallo, e quindi si riprenderà con la punizione stavolta a favore della Catania. Sì, insomma, mi sembrava una palla contesa, niente di particolare. Sì, siamo d'accordo, probabilmente qui l'arbitro avrebbe fatto meglio a lasciare proseguire. Esattamente, anche perché poi insomma è una punizione che probabilmente, ma non voglio anticipare la conclusione, sarà difficile, però insomma erano tutte e due a caccia del pallone, non mi è sembrato niente di particolare. Il nostro giudizio non c'era fallo fin lì, però seguiamo questa nuova opportunità da calcio piazzato per il Catania. Arriva un tiro, devo dire, niente male alla fine, anche se non inquadra lo specchio della porta avversaria in questa circostanza. Antonio autore del primo gol, quello del momentaneo vantaggio del Catania dopo 4 minuti e mezzo della prima frazione. Seguiamo Palmacci, palla all'indietro, Olleia, e c'è Palazzolo sulla sua strada, Olleia libero di andare alla conclusione. Ci ha pensato un po' troppo, ha aspettato troppo e Palazzolo voleva piazzare il pallone. È riuscito a chiudere, però insomma buona azione da parte soprattutto di Pablito Palmacci, che poi ha chiamato il raddoppio ed ha scaricato il pallone in mezzo per Olleia. Seguiamo il Catania, seguiamo Belchior con le sue finte contro Sousa. Allargato il gioco, il colpo di testa, attenzione, sotto misura, ancora pericolosamente in avanti il Catania, adesso con Corrosiniti, continuano i cambi e continua anche il Catania in avanti sulla destra con Sousa. Interessante il pallone, la sforbiciata di Palmacci, attenzione ad Antonio che è rimasto a terra, ha subito un colpo fortuito in testa. Palmacci chiede qui il calcio di punizione, che sarebbe il calcio di rigore perché è in area, però in effetti il regolamento parla chiaro, non ha il possesso del pallone, il pallone è in aria. Andiamo a rivedere. C'è una leggera spinta, però insomma rivediamo, ecco qui il passaggio d'esterno destro da parte di Sousa, molto di interno sinistro, scusa, qui lui va a chiudere, Antonio lo spinge leggermente ma non ha il possesso completo del pallone, per cui fa bene l'arbitro a non fischiare calcio di rigore. Ma seguiamo invece l'angolo da sinistra a favore del Terracina, c'è Palmacci che continua a dire qualcosa al direttore di gara. Seguiamo al Terracina con Olleia, palla all'indietro, non trova Sousa e così riprenderà il Catania con una nuova rimessa laterale. Minuti scorrono, 8 da giocare nel corso della seconda frazione. Attenzione a Majer col suo sinistro, è alto, ma ancora una volta il numero 15 dà dimostrazione della sua perizia balistica. Sì, un secondo tempo però che ci ha detto fino a questo momento, e sono passati 4 minuti, che sicuramente è migliorato il Terracina dal punto di vista della tattica e anche fisicamente, mentre un Catania che sembra si stia un po' perdendo in questa seconda parte di gara. Staffetta tra i due Olleia, è rientrato sul terreno Simone Olleia e vediamo qui toccato duro, c'è il fallo netto su Belchior, si lamenta Sousa, non sappiamo perché. Andiamo, sì, a rivedere. No, ha commesso ancora una volta un fallo ingenuo. Un fallo ingenuo. Sì, un giocatore che un giocatore troppo falloso. Troppo falloso, precipitoso. Potente dal punto di vista fisico. Bravo, ma non sa contenere. Hai detto bene, però deve anche saper temporeggiare. Qui si lamenta d'amico, ma in effetti lui è bravo, ma quando deve marcare deve sapere anche attendere il momento opportuno. Anche perché qui l'occasione ghiotta ancora una volta, perché è una posizione ravvicinata e centrale. Belchior è un giocatore esperto. Belchior sta prendendo una lunghissima, direi, rincorsa per andare alla battuta. Vediamo,
Eccolo Belchio, prepara il suo destro e c'è il vantaggio nuovo del Catania. Catania avanti ancora una volta grazie a un calcio piazzato. Sì, no, grazie a un'ingenuità di Sosa, è la seconda, due falli di Sosa molto ingenui, sono costati due gol al Terracina, anche in questo che era il momento migliore della squadra del litorale laziale. Adesso 2-1 Catania, nel momento in cui sembrava il Terracina potesse prendere la meglio. Rimane il fatto di due calci piazzati per il vantaggio del Catania. Un grande gol, quello di Simone Oleia, non basta a tenere per il momento sul risultato di parità i biancoazzurri laziali. Adesso vedremo la nuova reazione del Terracina. Si lamenta ancora Sosa col secondo arbitro. Grande conclusione subito di Palmacci, grande risposta anche da parte di Paterniti che si esalta, e anche i compagni dicono qualcosa all'estremo difensore siciliano che ha salvato il risultato. Poi Sousa, vedete il suo sinistro che definiamo ruvido. Se qui commette errore di attendere passivamente il pallone quando lo va a calciare, lì lo devi aggredire per tenerlo più basso. Catania con Antonio centralmente, ha perso l'attimo e poi ancora Antonio vicino al 3-1, grande rovesciata del numero 5. Sì, non ha perso l'attimo, il problema è che è un mancino naturale, la palla era sul destro, ha dovuto aspettare per portarla, ha temporeggiato, l'ha portata sul porta. Sinistro Savarese, qui anche Savarese ci prova, non trova lo specchio. Tanto il direttore di gara dice qualcosa alla panchina del Terracina, molto nervoso. E qui Fred, attenzione, subito all'attacco da parte di Simonelli, torna in possesso il Terracina con Oleia, poi Sousa. Sousa palleggia, porta in avanti il pallone, non trova sbocchi, poi centralmente vede Savarese. In avanti il pallone, è solo un alleggerimento, quello di Magia. Eccolo ancora Magerina che va ad attaccare subito Oleia. Molto bravo Platania ad andare in anticipo, ed è lui che ha spento completamente l'azione offensiva del Terracina. Sono due santoni, Platania classe 81 e Mager classe 77 per il Catania sul terreno di gioco. E questa respinta di Platania vale un gol, perché la palla sarebbe rimbalzata proprio davanti a Paterniti e sarebbe stata molto molto complicata la parata. Seguiamo Simonelli adesso centralmente per Savarese, visto un fallo, ancora una volta richiamata la panchina del Terracina, richiamato Angelo D'Amico per la seconda volta. Mi è sembrato in anticipo Platania, vediamo se abbiamo l'occasione di vedere. Se il piede era un po' alto, ma insomma non ha preso il pallone, mi è sembrato. Adesso situazione complicata, c'è nervosismo. No, c'è del nervosismo qui al Beach Stadium Marano di Riccione, con il Catania avanti 2-1 sul Terracina. Terracina che prova a recuperare, non c'è però la calma, la tranquillità giusta per i biancoazzurri, che fin qui hanno subito fin troppo le iniziative siciliane. E comunque ha ragione a protestare il Terracina, perché il pallone è stato spostato indietro e lateralmente per lo meno di 4-5 metri rispetto al fallo commesso, l'eventuale fallo commesso a Platania. Seguiamo Savarese sul pallone con la maglia numero 9, prepara, vedete come la battuta rimane sempre una posizione favorevole, sono una dozzina di metri dalla porta, posizione quasi centrale. Certo, da dove è stato commesso il presunto fallo sarebbe stato sicuramente più semplice. Intanto la Beach Arena qui di Riccione si sta riempiendo, io direi che siamo intorno ai 1000-1100 spettatori presenti ora. Tanto Simonelli prepara, o meglio in questa circostanza è con la maglia numero 9 Giovanni Savarese, andare alla possibile conclusione che potrebbe dare il pareggio al Terracina. Vedremo come ne usufruirà il numero 9 la battuta, e non trova lo specchio della porta, ha cercato di indirizzare alla sinistra del portiere avversario. Riparte il Catania. Non ha preso il giro il pallone, aveva calciato molto bene con potenza e sicuramente aveva indirizzato bene, però il pallone non ha preso il giro e ha continuato la sua corsa finendo al lato del palo sinistro della porta difesa da Paterniti. Spada per Oleia, si fa vedere Sousa, invece Spada torna dall'estremo difensore, ancora Spada prende qualche metro, allarga il gioco all'indirizzo del suo compagno numero 7 Simonelli, prova a farsi vedere sulla destra,
invece si torna ancora da Oleia, che stavolta non controlla e la rimessa laterale sarà a favore del Catania. Un Catania che qui adesso deve ricercare assolutamente il doppio vantaggio per fare paura agli avversari. E vedremo se riusciranno nell'impresa. Con Platania che ha allargato il gioco per Macer, palla sul sinistro, attenzione a Macer, anticipato al momento della possibile battuta col pallone che si era sulla sabbia leggermente allungato, quindi non ha trovato più il contatto il giocatore con la maglia numero 15. Sì, si è un po' spento dopo il gol del 2-1 del Catania e il Terracina, che stava invece giocando molto meglio nella seconda parte di gara, e il Catania chiaramente ha trovato fiducia con quel gol del 2-1 e poi soprattutto con l'errore da parte del numero 9 Savarese sulla conclusione ravvicinata sulla punizione. Con calma il Catania gestisce, 4 minuti e spiccioli alla fine del secondo tempo. Paternità, pronto Macera a ricevere sulla sinistra, si va proprio dal numero 15, è lui, pronto, ancora in avanti, suggerimento facile da leggere per la difesa del Terracina. Così Paterniti stavolta ricomincia da Fred, palla direttamente sul destro e poi la battuta, e qui Terracina adesso potrebbe andare ad un possibile contropiede, invece come vedete subito contrata la manovra dei giocatori biancoazzurri. Ancora una volta Sousa commette un fallo che poteva evitare anche questa circostanza, e va ancora una volta tra l'altro a parlare col direttore di gara. Sì, troppo irruento, qui probabilmente magari aveva subito anche un po' il fallo all'inizio, però una volta che l'arbitro lascia giocare, c'è l'avversario che è nettamente in vantaggio, che copre il pallone, non serve spingere, bisogna sapere attendere il momento migliore. È un giocatore interessante Sousa, soprattutto dal punto di vista fisico, un giocatore potente che sulla sabbia può far male, però deve sapersi gestire meglio. Seguiamo la battuta di Platania. A favore del Domusbet Catania, alla battuta va il capitano. Ricordiamo il vantaggio del Catania 2-1 sul Terracina, finale di Supercoppa di Beach Soccer. I due gol del Catania sono arrivati entrambi da calcio piazzato, e adesso ci prova capitan Platania. Conclusione da dimenticare, l'avremmo definita così. Andiamo a vedere Simonelli, c'è il contatto con Fred e poi arriva Oleia, pallone oltre l'arena. Paterniti, è ripartito già il Catania, colpo di testa all'indietro di Oleia, lo legge bene Spada, si allarga Simonelli, si cerca invece centralmente Savarese, da all'indietro prova a farlo ancora per Oleia, poi arriva questa conclusione sbilenca da parte di Gregorio Altobelli direttamente sul fondo, con Paterniti che va a ricercare il pallone per far ripartire il Catania. Sicuramente D'Amico sta puntando molto sui giovani in questa insomma, nuova linea del Terracina. Abbiamo visto che fa giocare tanti giovani interessanti, per esempio l'impiego di Pablito Palmacci è ridotto ai minimi termini. Un Pablito Palmacci che sta per rientrare, che è un giocatore di esperienza e potrebbe fare la differenza in queste partite. Stavolta il fallo è di Zurlo, la punizione a favore del Terracina, sarà Altobelli andare alla battuta, cambi, perché naturalmente qui servono forze fresche. Non abbiamo parlato fin qui della temperatura, oggi in giornata sicuramente abbiamo avvicinato i 36-37 gradi centigradi, in questo momento saremo sui 33, fa molto caldo e ben vengano queste nubi che attenuano il calore sul terreno di gioco. Tornando a Palmacci, stavo vedendo, cioè 173 presenze in azzurro, 166 gol, è il giocatore che ha segnato più gol e più presenze in nazionale. Insomma, questo brevilineo, così lo definiremo, un giocatore di una classe immensa. Intanto la conclusione non è quella giusta e quindi Paterniti ha già dato a Corrosiniti, riparte il Catania sulla sinistra, ancora Corrosiniti prova a proporsi sulla sinistra, è lui. E c'è l'ottimo intervento difensivo da parte di Altobelli, anche se il Terracina non riesce a tenere il pallone sul terreno. Quindi si riprende ancora una volta col Catania in possesso. Zurlo. Per la prima volta si è visto. Rischia qualcosa. Tanto ancora una volta il direttore di gara va a parlare con Sousa, che se non sbaglio è stato allontanato, se ho capito così. Ecco Sousa che si alza. Ammonito. Cartellino giallo per Sousa, solo ammonito Sousa, nonostante continui a parlare con il direttore di gara come fossero amici.
dall'inizio della partita. No, ma tra l'altro è nervoso perché sa che il risultato è determinato da lui in questo momento, da quei due falli abbastanza ingenui. Due piazzati a favore del Catania, 2-1 del Catania in questo momento sul Terracino. Nervosissimo Sousa. Pronto intanto il Catania in avanti, c'è Corosiniti sul pallone, provano a farsi vedere sia Chiavaro sia Azzurro, tutto il Terracina all'indietro, compreso Palmacci. Siamo quasi al termine, mancano 2:35 della seconda frazione di gioco. Ma nel corso del primo tempo il Terracina aveva raggiunto il pareggio a un minuto dalla fine con Olleia, quella grandissima conclusione da parte del numero 7 del Terracina. Adesso proprio il Terracina va a cercare il solito Olleia e vedete come il Catania trova il terzo gol. Un gol festeggiato Fred, ma qui ancora una volta possiamo dire ha fatto tutto il Terracina. È sempre errore qui nel rinvio da parte di Spada al volo, qui Fred è riuscito a calciare di gol pieno, porta vuota, palla nell'angolino basso, 3-1 per il Catania. Ingenuità ancora una volta da parte del Terracina. Tre errori da parte del Terracina hanno dato i tre gol al Catania, che adesso conduce con doppio vantaggio. Che non è... 2:25 da giocare. Non è finita sicuramente, però questo ci induce a pensare che poi il ringiovanimento del Terracina può pesare dal punto di vista dell'esperienza rispetto a una squadra che con Del Duca era sicuramente più esperta. E vedremo, perché la partita è ancora lunga. Si fa vedere Palmacci nel mezzo, prova Simonelli all'indietro, ha visto Olleia. Olleia prova a piazzare, ma non si fa trovare impreparato il portiere Sebastiano Paterniti, che ha messo in angolo con Matteo Olleia già pronto. Terracina che adesso però deve cercare quantomeno il gol del 2-3 prima della fine della seconda frazione di gioco. La rimessa è proprio biancazzurra, con i laziali in avanti, anticipato al momento della possibile battuta Giuseppe Simonelli, e dall'altra parte la battuta invece era arrivata troppo tardi da parte di Chiavaro, la rimessa laterale del Terracina che riparte ancora da sinistra. Chiavaro torna in possesso o prova a farlo per il Catania, difende bene il pallone qui Simonelli, non c'è fallo, ma guadagna la rimessa laterale numero 18. Eccolo Simonelli, ha visto Matteo Olleia, l'uscita di Paterniti, ha messo in avanti, non c'è il controllo giusto di Zurlo, prosegue l'azione. Seguiamo ancora Simonelli che vede e serve Palmacci con la sua classe, guardate come porta in avanti il pallone, va anche alla conclusione che non trova lo specchio. Sì, però ho notato che non c'è nessuno al centro dell'area di rigore del Terracina, ci deve essere un terminale offensivo, adesso gli entra Savarese, manca un uomo lì davanti di peso che faccia salire la squadra, che possa creare presupposti per un'azione offensiva, invece molto perimetrale il gioco del Terracina che non ottiene praticamente nulla. Si infuria adesso Belchior con Chiavaro perché il numero 18 è consapevole del fatto che un gol, un quarto gol del Catania in questo momento vorrebbe dire tanto, il triplo vantaggio alla fine del secondo tempo. Seguiamo Olleia, la deviazione facile, la presa di Paterniti che vede centralmente libero Corosiniti e poi Belchior atterrato letteralmente da Altobelli, dolore al piede destro per il numero 18, non c'è fallo, rimane a terra il giocatore del Catania. Andiamo a vedere, a sincerarci delle condizioni di questo interprete. È entrato in ritardo qui il difensore del Terracina, rivediamo l'azione. Beh, la palla era un po' a metà, sono andati a caccia del pallone. Tutto sommato si può dire che l'arbitro non abbia fatto male, sì. Non abbia fatto male, anche se insomma Belchior ci ha fatto anche mettere paura perché sembrava un fallo molto importante quello che ha subito, invece già pronto a proseguire. Qui Corosiniti, grande la sua finta, fa fuori due avversari e poi all'ultimo momento Savarese riesce a bloccarlo, come del resto dall'altra parte c'è un control break da parte di Belchior e qui seguiamo Chiavaro che non trova la battuta e così
Il secondo tempo termina con il risultato di Catania 3, Terracina 1. Di nuovo in diretta da Riccione, Beach Stadium Marano. Il terzo tempo tra poco tra le due formazioni. Catania che adesso ha quasi messo, diciamo, un po' in preventivo di poter vincere questa Supercoppa di Lega Italiana, perché in vantaggio di due reti alla fine del secondo tempo. È un 3-1 netto, direi, da parte dei giocatori siciliani sul Terracina. Tre errori dei laziali hanno dato il via ai gol di Antonio sul calcio piazzato dopo 4 minuti e 26 della prima frazione di gioco, quello di Belchior ancora da calcio piazzato dopo 4 e 19 del secondo tempo, poi quello di Fred, addirittura un errore che insomma, voglio dire, molto banale in fase di impostazione, che ha dato la possibilità ai siciliani di arrivare sul 3-1. Dall'altra parte una grande prodezza, quella di Simone Olleia, non basta a dire che il Terracina è in partita. Massimo. No, ma soprattutto stavo guardando, perché siamo molto vicini alla panchina, il linguaggio del corpo dei giocatori del Terracina mi è piaciuto affatto, a parte i fratelli Olleia che cercavano, sono troppo nervosi, che cercavano di stimolare e di incitare i compagni, mi sembravano un po' tutti depressi, e insomma io credo che insomma qui conterà molto fisico e esperienza, Catania ne ha molto, vediamo se il Terracina con la sua freschezza, la sua gioventù riuscirà a riprendere questa gara. È successo tante volte che il Terracina col cuore è riuscita a recuperare partite che sembravano perse. E subito Palmacci, che gol ragazzi, e questo è davvero un gol, non dire spettacolare, qui useremmo un eufemismo. Indovina l'angolino sotto il 7 della porta avversaria con il portiere Simone Del Mestre, che dice non avrei potuto fare davvero niente. Andiamolo a rivedere, perché qui ringrazio subito Fabio Crisapi in regia, ma guardate che prodezza da parte di Palmacci e che bellezza questo sport che ti cambia tutto nell'arco di pochi secondi. Ma abbiamo detto, è un cuore d'oro il Terracina, e poi Palmacci è un giocatore del quale non puoi fare a meno, sta giocando un minutaggio forse troppo basso per quello che è l'importanza della partita, l'avevamo detto, un giocatore che vede la porta, un giocatore esperto che può servire nei momenti difficili della partita. Qui gli ha aperto una gara che sembrava chiusa, come dicevi tu proprio poco prima. E questa è una prodezza assoluta, del resto due gol molto spettacolari, entrambi quelli del Terracina. Terracina sotto sì, ma per quanto riguarda la bellezza dal punto di vista balistico delle sue conclusioni, possiamo dire che è sicuramente in vantaggio, perché il gol di Simone Olleia, quello dell'1-1 e questo adesso del 2-3 firmato Palmacci, sono due gol entrambi da Cineteca, così li avremmo definiti in altri tempi. No, splendidi, due gol del Terracina sono veramente due perle. Attenzione qui alla rovesciata di Belchior, che però va alta, e qui deve trovare gli stimoli il Terracina per andare a cercare di riprendere la partita, mentre il Catania, se vuole vincere la Supercoppa, deve sicuramente serrare meglio le fila. Attenzione ancora a Palmacci con la sua rovesciata, e qui aveva sorpreso Capitan Platania, non sorprende però Simone Del Mestre, che ha già dato sulla sinistra, e vedete ancora questa circostanza. 4 secondi ha dato il direttore di gara, si lamenta molto Simone Del Mestre all'indirizzo del direttore, non è così, dice. Vediamo, ringraziamo subito Fabio Crisafi, andiamo a rivedere se c'è un errore tecnico da parte del direttore di gara o se ha sbagliato veramente il giocatore. No, anche perché ci sarà una punizione dal centro del campo con senza barriera. Palmacci sul pallone. Quindi ci prova ancora Palmacci con la sua qualità, ma soprattutto la sua esperienza, è un giocatore che sa dove deve colpire, dove far rimbalzare il pallone per mettere in difficoltà quello che è stato e che è ancora il suo compagno di nazionale per tantissime partite. Palmacci contro Del Mestre, eccolo Palmacci con la sua battuta, il 3-3, Palmacci sulla partita, una doppietta che riapre tutto nell'arco di pochi minuti, 1 minuto e 13 secondi del terzo tempo, e Palmacci fa tutto da solo con due gol eccezionali, 3-3 tra Terracina e Catania. Beh, ma l'avevamo un po' detto che mancava Palmacci, che stava giocando poco, i fenomeni fanno la differenza. Pablito Palmacci è un fenomeno, ce l'ha dimostrato oggi, ha ripreso una partita da solo.
e questo fa la differenza. È una squadra che ha un cuore enorme, Terracina, nei momenti di difficoltà riesce sempre a compattarsi. Belchiorre sulla destra, vediamo adesso il Catania, ha subito il famoso contraccolpo psicologico la squadra siciliana. Riparte ancora il Terracina. Io ripeterò fino alla fine che un minuto e 13 secondi di gioco del terzo tempo hanno dato alla Terracina quei due gol per riportare l'incontro in parità con l'1-3 invece a favore del Catania alla fine del secondo tempo. Qui visto un fallo e adesso Antonio si rialza, nulla di grave per lui. C'è anche l'ammonizione per il giocatore con la maglia numero 15 che è Altobelli, quindi punizione ancora a favore del Catania. E ricordiamoli i due gol che sono arrivati da calcio piazzato, quello di Antonio e quello di Belchiorre. E adesso però il 3-3 è un risultato molto difficile da digerire per i giocatori siciliani che pensavano che la Supercoppa stesse prendendo la strada maestra verso Catania. Sì, sicuramente qui è una posizione completamente diversa rispetto al primo gol di Antonio. Lui calcia bene, la palla la riesce a non far alzare la terra e può essere pericoloso, ma la distanza è lontana, è tanta, e Spada è un portiere esperto. Seguiamo Antonio, concentrazione del numero 5, tutto pronto. Eccolo Antonio, il suo sinistro, ed è un sinistro molto interessante, non inquadra lo specchio della porta avversaria, ma mette paura letteralmente a Spada che ha già dato ad Altobelli. La palla si è abbassata all'ultimo, non in maniera sufficiente per farla terminare in rete. Attenzione qui rischia tanto Olleia. E ancora Altobelli che invece non vuole rischiare, ha dato a Spada. Lo stesso Altobelli però si lamenta con il compagno perché avrebbe voluto subito il pallone di ritorno. Qui colpo di destra di Altobelli che non trova Palmacci. Attenzione a Belchior. Belchior all'uno contro uno con Olleia. Olleia prova a portargli via il pallone, ma Belchior ha già allargato il gioco sulla destra dove c'è Antonio. Platania basso, prova a ricevere, eccolo, chiamato in gioco il numero 6. Platania ha capito tutto, Palmacci che sta diventando il nostro migliore in campo, perché, o meglio, lo è già diventato dopo due prodezze del genere, Massimo. No, ma soprattutto in un momento di difficoltà ha ritirato sulla squadra e adesso l'abbrivio è dalla parte del Terracina, anche se Catania è una squadra esperta, una squadra che può in qualsiasi momento segnare e portare a casa la Supercoppa. Attenzione qui. Però sotto misura Platania, il suo sinistro non diventa gol del vantaggio, e Palmacci qui invece spreca in questa circostanza perché il pallone non è preciso per Matteo Olleia. Nuovi cambi, rientra Savarese per il Terracina, pronto dall'altra parte, pronti sia Corosiniti sia Fred. E invece vedete quanto è bravo in questa circostanza Altobelli a soffiare il pallone a Major. Major che però torna in possesso, poi prova un giochino chiamando in causa Belchior. La rimessa laterale a favore dei siciliani. A terra c'è un giocatore della Terracina ed è Sousa. Sousa che nella precedente azione ha commesso un'altra volta un errore, si è fatto anticipare da Platania, che fortuna per il Terracina non ha colpito pieno il pallone, Spada ha potuto parare perché altrimenti sarebbe stata la conclusione. Tutti i compagni intanto in panchina vanno a complimentarsi con Palmacci che si è messo seduto in questo momento e che è il vero virgolette eroe della giornata da parte dei laziali, un giocatore del quale potremmo parlare all'infinito perché fa davvero del bene questo ragazzo classe 84 al beach soccer italiano. Rimessa laterale catanese. Sul pallone c'è Corosiniti pronto alla rimessa. All'indietro ha dato a Del Mestre, ancora Corosiniti a contro Altobelli, ma Corosiniti ha visto in avanti Fred. Poi Altobelli si lotta su ogni pallone adesso. Viene fuori molto bene Savarese, palla sul destro. Savarese vicino al gol del vantaggio, il numero 9 del Terracina che guadagna però l'angolo da destra. Sì, Maggiore ha messo un piede all'ultimo, è riuscito a deviare, grande azione da parte, attenzione qui. Sotto misura ancora Altobelli, mette fuori definitivamente Antonio e si riparte dall'altra parte con Spada che ha già dato a Matteo Olleia. Subito l'attacco di Antonio, mantiene il possesso Matteo Olleia, non c'è fallo. Attenzione qui, scintille tra Matteo Olleia adesso e Antonio.
fortunatamente i due giocatori non vengono a contatto. Sì, l'arbitro ha segnalato il fallo laterale a favore del Terracina, la palla l'ha in mano il Catania, l'arbitro ha indicato il fallo laterale per il Terracina, vediamo, adesso c'è una riconciliazione in mezzo al campo. Sì, il direttore di gara ha voluto che i due giocatori si chiarissero un attimo le loro idee. Ancora nervosismo, ancora una volta Sousa protagonista in negativo. Sì, no, Sousa ha preso il pallone perché l'arbitro ha indicato fallo per il Terracina, l'ho visto chiaramente, adesso vediamo se c'è una protesta abbastanza vibrante da parte del Catania. L'arbitro ha cambiato parere, secondo me l'ha fatto giustamente perché il fallo era per il Catania. Sul pallone c'è Antonio, tutto in avanti il Catania, Corosiniti chiama, palla si posiziona centralmente, in mezzo ci sono Fred e Major, andiamo a vedere come usufruirà di questa rimessa laterale Antonio. Attenzione ai blocchi, cerca il blocco lì in mezzo, cercano Fred blocchi, per liberare Major. Ma c'è anche del nervosismo ancora tra i giocatori sul terreno, adesso Corosiniti, abbiamo visto un contatto e qui non potremmo neanche definirlo contatto tra Oleia e Fred, arriva Savarese che dice qualcosa di troppo, tutta la panchina del Terracina scatenata, arrivano altri cartellini direttamente all'altro Oleia, cartellino quindi per il numero 4 Matteo Oleia in panchina, molto nervoso, abbiamo visto come è stato placcato il fratello sul terreno di gioco. Sì, lì il problema è che tentando dei blocchi con Fred, poi sono finiti a terra, Fred aveva il braccio intorno al collo di Oleia, ma insomma poi bisogna vedere anche l'intensità di quella situazione. Ammonia. Altri ammoniti, Fred e Matteo Oleia, quindi finiscono sul taccuino, questo è Simone Oleia, Matteo era stato ammonito poco fa perché era in panchina. C'è da parecchio da fare per il direttore di gara Johnny Matticoli della sezione di Isernia, come del resto per Alfredo Pavone della sezione di Forlì, il crono Francesco Cardone di Acropoli e ricordiamo anche il terzo uomo Saverio Bottalico di Bari. Da giocare 7 minuti e mezzo, 7:37 per la precisione. Rimangono sul 3-3 le due formazioni, sarà un finale tutto da vivere, l'avevamo detto che molto probabilmente alla fine avrebbe fatto la differenza la tranquillità e soprattutto la freschezza fisica. Adesso restituito il pallone andiamo a vedere il Catania con Antonio, già dato a Corosiniti, ancora Antonio all'indietro per Del Mestre. Fa proseguire il gioco sulla sinistra, prova ad addomesticare Fred. Fred che si propone sotto misura, c'è l'uscita di Spada che è stato toccato duro. Adesso nulla di grave per Spada, anche se si tocca il ginocchio destro. Dovrebbe però proseguire il portiere del Terracina. Sì, insomma Fred poteva anche fermarsi in questa occasione. Sì. Niente di grave secondo me, perché provate a prendere il pallone, ma insomma 7 minuti e spiccioli alla fine dell'incontro. Allora ci abbiamo un problema in grafica che dice secondo tempo, invece è il terzo. Sì, tempo, siamo al terzo tempo, ecco, allora adesso abbiamo ascoltato le parole del nostro regista che ringraziamo, Fabio Crisati. Come vedete in grafica a casa c'è scritto secondo tempo, in realtà questo è il terzo. Stiamo giocando la terza frazione di gioco ed è 3-3 il risultato. Qui abbiamo visto la lunga battuta da parte di Spada, Del Mestre diventa protagonista dando il pallone sulla destra a Major. Corosiniti rimane molto basso, dall'altra parte Fred prova a proporsi sulla destra, qui ha toccato il pallone Sousa, l'ha messo in angolo e c'è una buona opportunità per i siciliani. Andiamo a vedere Major, arriva a questa conclusione da parte del numero 15 col Terracina, che invece ha della velocità con Simonelli, pallone indirizzato all'indirizzo di Savarese, ma l'uscita di Del Mestre vanifica tutto e qui Major d'un soffio non regala il gol del vantaggio al Terracina. Che ingenuità,
per il numero 15. Ma guarda, io devo dirti quello che penso, e la verità è che penso che sia stanco Maggio, un giocatore che non ha più freschezza atletica, sicuramente ha esperienza a piede, però dal punto di vista fisico probabilmente qualcosa gli manca, soprattutto nel terzo tempo. È stanco. Beh, ma 39 penso... anni, giocare a beach non è facile, temperature impossibili, siamo ancora sui 33 gradi centigradi, terzo tempo, si fa sentire la stanchezza, l'avevamo detto nel corso del primo tempo sarebbe stato così, e qui Savarese, bravo a fermare il pallone, ancora Savarese, arriva la sua rovesciata sul fondo. Adesso due modi di interpretare completamente diversi la gara, con l'esperienza vediamo il Catania, con la freschezza e la gioventù il Terracina. Rimessa laterale catanese con Antonio, già dato ancora a Sinitti, pallone a terra. Rientra il fenomeno Pablito Palmacci. Eccolo Palmacci subito protagonista, dall'altra parte prova a fare tutto Zurlo. Si disinteressa Palmacci, prosegue l'azione, attenzione ad Antonio, palla sul sinistro, Antonio, ancora Siniti, la rovesciata, colpo di testa di Sousa che ha salvato il risultato. Sì, qua ha salvato perché c'era stata disattenzione da parte del Terracino in fase difensiva. Ancora Siniti, grande stop. Pallone altissimo per Majer, riesce però a metterlo a terra, numero 15, c'è ancora classe. Per Majer che poi prova questa sforbiciata, stava arrivando Zurlo sul pallone, si rimane sul 3-3, da giocare 4 minuti e 50 secondi alla fine. E come al solito una partita molto molto equilibrata tra due grandi squadre, due modi di interpretarla completamente diversi. È salito in cattedra Corosini in questo terzo tempo, un giocatore con grande esperienza, potrebbe essere lui proprio il giocatore a decidere la partita. Antonio centralmente non trova il contatto col pallone Zurlo, riparte allora il Terracina, lo lamenta, fa con Spada. Si lamenta giustamente secondo me perché era stato spinto abbastanza nettamente da Zurlo. Qua. 4 secondi. Si lamenta Capitan Palmacci con la direzione di gara. Ma la seconda volta che vediamo i 4 secondi in questo confronto. Sì, dubito molto, nella precedente occasione poi Palmacci ha trovato la rete tra l'altro. E qui adesso ci proverà Majer. Quindi Catania, che ha fatto le sue fortune oggi proprio da calcio piazzato, prova ancora a tornare in vantaggio con questa punizione affidata al suo giocatore più esperto. Eccolo Majer con il sinistro. Majer non inquadra lo specchio della porta con un sinistro potente. Sì, ha preso la palla un po' leggermente d'esterno, la palla si è allargata all'ultimo, Spada era battutissimo e non ha potuto far nulla. Nuove sostituzioni, di nuovo sul terreno Matteo Leia, ma ancora invece il Catania prova a proporsi in avanti con Corosiniti. Torna sui suoi passi, l'attacco di Savarese. E poi l'anticipo netto, secco da parte di Altobelli su Zurlo, la rimessa laterale dei siciliani con Corosiniti che ha già dato a Majer. Ancora Corosiniti, si allarga Antonio. Corosiniti va alla conclusione, diventa un assist per Zurlo che finisce a terra, non c'è fallo, secondo il direttore di gara. Savarese dall'altra parte, siamo già dall'altra parte con Savarese pressato da Corosiniti. Eccolo Savarese all'uno contro uno che diventa un 1-2, palla all'indietro, Palmacci il suo destro, stavolta non trova lo specchio. Ma conclusione molto pericolosa, palla è andata sopra la traversa, ma aveva cacciato davvero molto bene ancora una volta il bomber azzurro. Addentriamoci in questo confronto sperando e pensando di poter fare anche un pronostico. Pensi che saranno sufficienti i minuti regolamentari, si andrà ad un supplementare, addirittura ai rigori, a tuo avviso? Guarda, ti dico la verità, non so dare un pronostico perché Majer intanto qua può bastare un errore o una decisione arbitrale oppure una grande giocata a fare la differenza, per cui non mi addentro dentro questo pronostico. Posso dirti che sono due squadre che hanno giocato un'ottima partita e che meriterebbero sicuramente tutte e due di vincere. Palmacci, traversa piena con Del Mestre, ancora in difficoltà.
Questo sarebbe stato il gol della finale, perché da fermo col cucchiaio a cercare il secondo palo, ecco i fratelli Olleia, eccoli, all'opera. Due fratelli, proprio loro cercheranno di fare la differenza. Palmacci stavolta non poteva subentrare, non poteva entrare in gioco, ben controllato da Platania. Dall'altra parte cerca il numero Palazzolo e poi c'è un fallo netto su Palmacci, la nuova punizione stavolta fuori del Terracino. La giocata sta splendida, non so se è stato colpito, rivediamo. Eh sì, la classe di Palmacci ancora una volta. È stato Magher a colpirlo, è entrato in ritardo. Palmacci sul pallone. Quindi ha ricevuto i consigli, i suggerimenti da parte di Simone Olleia. Abbiamo rivisto nel frattempo, grazie a Fabio Crisafi, lo splendido cucchiaino con il quale Pablito Palmacci ha tentato di sorprendere Del Mestre. E questa è un'occasione d'oro, non è vicinissimo la conclusione, però Palmacci abbiamo visto come calcia, sicuramente può far male. A 2 minuti e 10 secondi dal termine può essere determinante. Vedremo se sarà così. La rincorsa di numero 11 del Terracina. Tanto Platania, il capitano del Catania, prova a dire ai suoi: andiamo, siamo in partita, concentrati. Nel frattempo però tocca a Palmacci la sua rincorsa e il suo destro. Palmacci stavolta con la conclusione alta, riparte il Catania. Del Mestre, corpo indietro, palla alta, sicuramente ha preso secondo me troppa rincorsa. Attenzione, seguiamo questa buona opportunità per il Catania, anticipato al momento della possibile battuta. Belchior ha dato già l'indietro a Del Mestre, poi finisce a terra nell'area avversaria Palazzolo. Non ci sono contatti Galeotti, non c'è punizione, riparte il Terracina. E adesso giustamente l'arbitro sa che deve fischiare solo quando c'è sicurezza e fallo, di concreto, che chiaramente può essere l'azione decisiva della partita. È rimasto a terra Altobelli, 1 minuto e 25 secondi da giocare, 3-3 tra le due formazioni che stanno dando spettacolo qui a Riccione, ovvero il Terracina in maglia bianco-azzurra e dall'altra parte il Catania. Catania che sembrava poter disporre degli avversari fino al termine del secondo tempo, ricordiamolo, concluso sul 3-1, poi però è entrato in partita un certo Palmacci che nell'arco di 1 minuto e 13 secondi di gioco prima ha realizzato direttamente dal centrocampo, poi con un'altra prodezza ha portato i suoi sul 3-3. E questa invece è la prodezza di Belchior e la grande risposta di Spada, si rimane sul 3-3. È andata a togliere il pallone da sotto l'incrocio dei pali, perfetta la rovesciata di Belchior. Rivediamo, qui si stacca Simone Olleia, la conclusione sotto l'incrocio dei pali. Vola. Grande stavolta il colpo di testa di Platania, ancora una volta Spada in angolo. Protagonista in questo finale il portiere del Terracina dopo un paio di errori che erano costati due gol. Attenzione, vediamo Magher adesso, palla sul sinistro. Pallone alto, ma qui Catania per due volte ha sfiorato il gol del vantaggio. Siamo nell'ultimo minuto, attenzione. Altobelli, non inquadra lo specchio, qui adesso il gol diventa determinante, diventa il gol partita. Attenzione a Belchior! Non ha trovato il gol del 4-3, 30 secondi da giocare. Dall'altra parte Palmacci, toccato durissimo sulla gamba sinistra da Platania. Rimane a terra Palmacci, pallone messo fuori dai giocatori del Catania. Ma miracolo difensivo prima da parte del Terracina, c'è stata un'incomprensione proprio tra Sousa e Altobelli, mi è sembrato, e proprio all'ultimo il miracolo del recupero proprio dello stesso Altobelli che ha tolto il pallone da Belchior, dai piedi di Belchior che era solissimo davanti a Spada. 3-3, da giocare pochi secondi e probabilmente andremo al supplementare. Intanto Platania e Palmacci parlano, compagni di tante battaglie. Adesso capitano Platania del Catania, ragazzo classe 81, e dall'altra parte Palmacci. Siamo proprio gli sgoccioli probabilmente. Il capitano del Terracina. Intanto Magher, succede nulla, sì. Ha dato a Del Mestre, tutto pronto per il possibile supplementare, ma c'è ancora da giocare.
Palazzone. Guardate il Catania come sta cercando di usufruire di quest'ultima battuta. Macer, palla sul sinistro e c'è il gol! Il gol di Macer! Il gol di Macer praticamente allo scadere. Catania 4, Terracina 3. Finisce così. E vediamo la grande festa dei giocatori del Catania, tutti a terra, invece quelli del Terracina che hanno subito il gol del vantaggio siciliano praticamente allo scadere. Da giocare un secondo, ci dice la grafica. Seguiamo Macer, il suo sinistro perfetto. Sì, qui si è schiacciata troppo la difesa del Terracina, hanno pensato solo a difendere perché mancavano pochissimi secondi. La palla è uscita fuori, Macer ha avuto il tempo di stopparla, poi metterla bene sul suo sinistro, perfetto, all'impalla incrociata, e a questo punto credo a meno di un miracolo di Palmacci, perché manca un secondo sulla centrata, la vedo veramente dura, e penso che questa la Supercoppa possa prendere la strada della Sicilia. E vedremo se sarà così tra poco. Spada si rialza, non ha potuto far nulla su quella conclusione perfetta da parte di Macer, questo ci dice perché può giocare ancora un ragazzo di 39 primavere. Ha fatto la differenza con il gol proprio allo scadere. No, ma un giocatore di classe immensa, è chiaro che probabilmente il fisico non è più quello di una volta, però ecco, è stato in grado liberissimo di stoppare il pallone perché la classe continua ad averla, e col sinistro fare la differenza. Seguiamo Palmacci adesso. Palmacci da solo prova a tenere in partita con quest'ultima possibilità il Terracina. Sarebbe un miracolo. Sarebbe una cosa epica, straordinaria. Palmacci sulla linea, ha salvato ancora Macer, che come vedete tra l'altro trova anche lo specchio della porta avversaria, e così il Catania ha vinto la Supercoppa Italiana 2016 di Beach Soccer. Giusto così? Ma alla fine è giusto così, perché ha avuto la meglio per una giocata di qualità di uno dei giocatori più forti del mondo. Macer è stato bravo perché ha sfruttato quell'occasione, ha stoppato il pallone e ha incrociato perfettamente. Ripetiamo, errore difensivo da parte del Terracina, si è schiacciato molto per difendere perché mancavano pochi secondi. Quindi il Catania ha vinto la Supercoppa di Lega di Beach Soccer. Il risultato alla fine, questo 4-3, viene dato da il gol di Antonio e quello di Simone Olleia nel corso del primo tempo, l'1-1, poi nel secondo il break del 2-0 a favore del Catania aveva portato i siciliani sul momentaneo 3-1 grazie a Belchior e Fred, poi Palmacci in la doppietta eccezionale da parte del giocatore abruzzese, o meglio scusate del Terracina. Adesso stiamo vedendo però che sta arrivando con noi il protagonista assoluto, sta arrivando con noi Luca Della Nigra, prego. Diamo la linea alla regia. Subito linea alla regia per un breve stacco pubblicitario e ci risentiremo naturalmente per l'intervista. Intanto possiamo cominciare con le premiazioni. Aspetta. Cominciamo subito premiando i direttori di gara. Noi, signori Gianni Peggiolaro, Antonio componenti del Dipartimento di Soccer. Premiano. Manca un minuto di pubblicità. Allora fai una cosa, tu mi dai l'ok a me. Boni, mi senti? Fabio, mi senti? Antonio della sezione di Agropoli e Montalico della sezione di Bari. Ok, io quando andiamo in diretta. Non riesce a mettersi in contatto. Poi la cuffia mia. Adesso andiamo a premiare
seconda classificata di questa finale in Supercoppa Lega Premia, Ferdinando Arcopinto, componente del Dipartimento di Soccer Lega Nazionale Dilettanti e membro del Comitato. E quindi il Catania ha vinto questa Supercoppa di Beach Soccer e noi abbiamo detto che è giusto così, d'accordo che la partita sembrava ormai già vostra sul 3-1 alla fine del secondo tempo, poi un grandissimo Palmacci ha rimesso in gioco la squadra avversaria, la grande classe di un 39enne vi dà. Io intanto faccio i complimenti al Della Cina perché ha giocato veramente una grandissima partita, ci mancavano parecchi giocatori, io veramente faccio i complimenti alla grandissima squadra che ci ha messo in difficoltà dal primo all'ultimo minuto. È chiaro che sul 3-1 pensavo che la partita si potesse mettere un altro aspetto, poi il grande Palmacci ti trova un gol del genere, successivamente 4 secondi dubbi, non lo so, punizione 3-3. Dopo è stata una partita maschia, combattuta, viva, nervosa, è difficile anche trovare il piglio giusto. Possiamo dire che avete interpretato in maniera un po' diversa la partita, voi e il Terracina? Ma sicuramente, noi poi sono arrivati gli stranieri in questa tappa, non era facile amalgamare una squadra in così poco tempo. La Cina ha fatto una partita combattiva, noi abbiamo cercato più a giocarla, però sono contento del risultato, abbiamo portato una grande Supercoppa a Catania che se lo merita. Quanto conterà anche per il futuro questo trofeo? Ma conta molto perché tanto che lo inseguiamo, la società lo insegue da tanto ed è il giusto premio dei tanti sacrifici che ha fatto il presidente Bosco e tutta la società. Dobbiamo dire che al nostro giudizio alla fine è giusto così, Catania ha meritato qualcosa di più anche perché Terracina ci è sembrato a lungo non proprio in partita. Terracina, sempre concentrati. Terracina era più stanca, noi cercavamo più di giocare la palla, adesso mi voglio rivedere la partita con calma e me la voglio godere, ma comunque sono contento della grande vittoria, abbiamo fatto una buona gara. Chi secondo lei ha giocato meglio, se possiamo dare un migliore in campo? Il nostro giudizio può essere Palmacci. Beh, Palmacci sicuramente è il miglior giocatore in campo, senza dubbio, poi metto il grande sacrificio di Corosiniti dalla nostra parte che ha fatto una ottima partita. Parliamo anche del proseguo della stagione, per il Beach. Domani abbiamo la Lazio, un altro scoglio, adesso festeggiamo perché è giusto e poi penseremo per il resto. Noi ringraziamo naturalmente l'allenatore del Catania per le sue parole, tra poco avremo con noi il capitano del Terracina. Eccolo, sta arrivando. Noi facciamo i grandissimi complimenti a Paolo Palmacci, ancora una volta grande protagonista di giornata con due giocate eccezionali. Ma dispiace che sono servite a poco, ci credevamo fino all'ultimo secondo, purtroppo loro su questa occasione sono stati bravi e fortunati a trovare il gol all'ultimo secondo con Macer che ha queste giocate da quando ha iniziato la bici, quindi complimenti a loro, ma complimenti anche a noi e a tutti i ragazzi che sono stati fantastici. E noi ringraziamo anche Palmacci, abbiamo visto la premiazione, abbiamo visto il Catania che ha vinto sul Terracina questa Supercoppa italiana 2016 di Beach Soccer. Io con questo direi che, ringraziando in regia Fabio Crisafi, ringraziando al commento tecnico Massimo Rocconi e naturalmente il nostro migliore in campo Paolo Palmacci, qui da Riccione è davvero tutto, un buon proseguimento su Rai Sport da Lucio Micheli, buona serata. Bravo.